mazzate ed esplosioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di ceffoni e di 400 calci. Ciao a tutti, subito così. Ciao. Buonasera. Debotto, senza senso. 8:30. Buonasera, benvenuta Cristina Rowlands, esperta di geopolitica internazionale. Buonasera e benvenuto all'Otto Preminger, del direttore della rivista Rivista. Sì. Una rivista che parla di riviste. Ma parla di solo di quella rivista stessa. È un esperimento. Una meta rivista. C'è sempre uno specchio che riflette la rivista stessa, se la metti davanti a uno specchio in un infinito gioco di specchi. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti alla serata del lunedì. Quella serata dedicata... del lunedì, la serata degli argomenti, a piacere. mi piace la serata degli argomenti. Sì. Candidato, prego, argomenti a piacere. Bella zio anche te, Sblorg, e anche a tutti gli altri. Adesso, se volete, guarda, facciamo questa cosa educata. Se scrivete un saluto in chat, finirete anche voi sbattuti in primo piano. Sono contento che Ozymandias underscore 991 sia di nuovo connesso dopo che l'avevo maltrattato nella puntata di lunedì scorso. No, cosa gli hai fatto? Gli ho detto che non rompesse le palle, perché si lamentava della mia pessima luce da Twitcher. Ah, vabbè. E io gli ho detto, prendo atto della tua critica. così. Ok. E darei la vita per far sì che tu possa. Tu fai, sì. Dici. Molto bene. Bene, gente. Ciao, come va? Avete degli argomenti? Noi siamo qui per sviscerarli. Sì, per eviscerarlo. Ah, eviscerarlo, stavo per dire anch'io. Sì. Abbiamo tanti argomenti, nonostante sia il 27 di giugno e ci stiamo avviando verso un periodo di, credo, totale blackout comunicativo. Immagino che tra luglio e agosto non succederà più un cazzo, ma noi siamo sempre qui a scovare le cose. Io ho un po' l'impressione che lo scenario migliore è che non succeda un cazzo, perché ho paura che succedano cose tra luglio e agosto. Se succedono cose, non saranno belle cose. Quindi possiamo solo sperare che non succeda niente, però noi saremo sempre qui a prendere atto del fatto che non succede niente e a trovare pretesti sempre più labili per fare un'ora di questa cosa il lunedì. Mentre il mondo va a catafascio intorno a noi. Mentre il mondo va letteralmente a fuoco, mi sembra, tra l'altro, sì. Di capire. Però poi a quel punto ci sarà una bellissima luce rossa da Twitcher. Che... Esatto, e Ozymandias underscore 991 sarà felice di vederti bene. Esatto. Un piccolo sacrificio. Cosa stiamo bevendo? Io sto bevendo dell'ottimo amaro del capo Gran Riserva. Io sto bevendo dell'acqua di rubinetto che è già finita. Io mi sono accorta un minuto prima di iniziare che non avevo nessuna birra in frigo e ho fatto proprio come Darth Vader alla fine di episodio 3 quando ho fatto già! Vabbè, interrompiamo la diretta. No, ecco. Torniamo quando avrai delle birre. Per dare il tempo alla birra di raffreddarsi, ci vediamo domani. No, niente, quindi bevo anch'io l'acqua di rubinetto. È avverso, anzi. Ma è meglio, tanto l'alcol... Ma lo sai che non c'è niente di meglio di un buon bicchiere d'acqua quando fa così caldo? Anzi, bravo, bravo, Luotto. Parliamo bisogna di quanto bere è importante restare due idratati. Litri di acqua al giorno. 2 litri di acqua al giorno, non uscire nelle ore calde. Quindi mai? Mettersi le maglie, non coprirsi, non vestirsi tanto. I consigli che danno nelle trasmissioni che sono proprio... Io ci ho provato a non uscire nelle ore calde, ma sono chiuso in casa 2 settimane. Ogni tanto metto il naso fuori. Io mi sono rotta una caviglia, così ho eliminato... Perché ti sei rotta una caviglia? Adesso, in questo momento? No, un mese fa in realtà.
in Toscana, tra l'altro. Un momento di fatti miei che però secondo me possiamo accantonare. Dillo che stavi cercando di imitare Tom Cruise saltando da un palazzo all'altro. È andata esattamente così, è andata proprio in questo modo e quindi sai come succede a me e a Tom. Saltando da un palazzo all'altro ci rompiamo le caviglie un po'. Spesso vi confrontate sugli infortuni comuni. Sì, Tom di cui parleremo stasera, giusto? Sì. Ma parleremo del famoso attore? Del famoso attore. Tom, sì, lui. Tom. Si chiama solo Tom, è brasiliano. C'ha il nome, sì. Si chiama, esatto. Tominho. Oddio, no! Sì, e infatti adesso parliamo di cantieri, ragazzi. È il momento di parlare di cantieri. Aspetta che mi metto le mani dietro la schiena per guardare... Umarelle. Guarda chi altro ama i cantieri. Oh, ciao, guarda come si è commosso perché ha visto che c'è una buca in più questa mattina. No, facciamo le persone serie, parliamo di cose sì. Di cui bisogna veramente parlare, tipo questa. Questa cosa, in realtà ne avete già parlato voi settimana scorsa. Esatto. Quando uscirono queste prime foto di motorette dal set di Furiosa. Motorette. Bah, sono motorette, sono foto di motorette proprio tecnicamente, credo che si definiscano così. Ma siccome il mondo è magnanimo e George Miller è ancora più magnanimo, questa settimana parliamo ancora di Furiosa, perché è uscita una di quelle cose da proprio da processo comunicativo step by step delle major che mi fa sempre impazzire, cioè è uscita la sinossi del film. La sinossi, cioè c'è qualcuno che si scrive una frase, a volte due, se siamo pagati bene. Più critiche sono meglio, assolutamente, devi citare abbastanza cose hashtaggabili. No, allora adesso faccio subito una deviazione, perché non so se avete mai letto le sinossi che ci sono su Disney Plus. Vi invito, quando così avete del tempo libero, andate a leggere le sinossi, sono una frase e sono il modo più ridotto possibile in cui si può riassumere un film o un episodio di una serie. Soprattutto quelli degli episodi delle serie TV sono belli, perché non c'è assolutamente modo di capire di cosa starà parlando la puntata. Però anche quelle dei film sono carine. Così, però un piccolo consiglio. Quindi sono... Si può dire che sia una buona lettura sotto l'ombrellone, le sinossi di Disney Plus. Che poi a me fa impazzire perché vengono rilasciate in pompa magna, ma poi sono la roba che una settimana dopo trovi su Wikipedia copincollata. Sì, beh, certo. Però, ma insomma, torniamo a Furiosa. La sinossi di Furiosa, ve la leggo e ve la traduco al volo sperando di... Dice che quando il mondo cadde, la giovane Furiosa venne strappata dalla Green Place of Many Mothers e cadde nelle mani della grande orda di motociclisti guidata dal signore della guerra Dementus. Dementus. E mentre viaggiano lungo la terra desolata, immagino l'orda, insomma, arriva alla cittadella che è guidata e presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni fanno la guerra per la dominazione, Furiosa deve sopravvivere diverse prove mentre cerca di capire come tornare a casa. Bla bla. Tanto bla bla, la cosa importante è che ci sarà di nuovo Immortan Joe. Esatto, e sarà interessante capire, non si sa già chi lo fa. Credo che non si sappia, di sicuro non sarà lasciato per due motivi: primo, perché è un prequel, quindi sarebbe troppo vecchio; il secondo è che è anche morto, nel frattempo, purtroppo. Quindi sarebbe pessima scelta di casting se ci fossero lui. Sì, credo che comporterebbe anche qualche difficoltà logistica, sì. Però potrebbero applicare comunque il de-aging, io a questo punto non mi stupirei di niente. Nathan Jones e quello che faceva il meccanico in Fury Road ci sono, in Furiosa, nonostante sia una cosa. Quindi vabbè che Nathan Jones era pelato, coperto di tatuaggi, quindi sì, non dovrebbe essere difficile. Però devono farlo sembrare più giovane, avrà meno tatuaggi.
Scusate, vi sottopongo questo commento sempre di ormai Ozymandias. Il proverbiale Ozymandias. Ozymandias è critico. È il nemico di Luotto perché è critico. Sento puzza di Oltre la Sfera del Tuono. Puzza di Oltre la Sfera del Tuono sembra che abbia una connotazione negativa, cioè nel senso che brutto sarà come Oltre la Sfera del Tuono. Forse vuole dire che si rifarà un po' a quello come Stilemi, distaccandosi da Fury Road. Non so. Io non ci vedo nulla di male. Mi pareva che l'aveva detto forse Giorgio Romer, che salutiamo, guardando quelle foto di motorette, dicendo appunto sono trabiccoli un po' raffazzonati, non sono macchine pazzissime come in Fury Road. Vediamo sì, ancora le motorette. Vabbè, comunque da questa immagine non è che possiamo dedurre poi moltissimo, credo. Cioè, se non essere felici che effettivamente lo stanno girando questo film, perché comunque con George Miller non è mai... Cioè, bisogna essere felici anche solo del fatto che stia girando. Assolutamente. No, poi il fatto, nel senso, se c'è una persona a cui possiamo dare la nostra fiducia incondizionata, persino in un mondo nel quale tutti tradiscono la nostra fiducia... Esatto. È George Miller, cioè sono dispostissimo a rimanere deluso poi quando uscirà e dire oh no, era proprio un brutto film, non ci credo neanche se succede. No, io non sono, cioè non sento parallelismi con Oltre la Sfera del Tuono e non sono preoccupata perché mi fido anche di George Miller. Devo dire che ho sempre un po' di sospetto nei confronti dei prequel o in generale delle cose che espandono i mondi, perché nel caso di Mad Max Fury Road era talmente bello che non si dicessero le cose, ma che fosse tutto lì senza bisogno di dirle, sottolinearle, spiegarle, e semmai posso avere un minimo di timore in questo senso. Però mi fido anche ciecamente di zio George, nonno, zio, dai, nonno, sì. Non immagino un film dritto come Fury Road, no, anche perché lo stesso Miller ha detto che comunque si svolgerà lungo diversi anni. Esatto. Quindi comunque avrà, immagino che avrà anche una strutturazione magari più tradizionale, con lei. Inizierà come Conan, con lei che le cose nel villaggio e viene rapita, ci sarà una parte da giovane, poi entrerà questa creatura in CGI che poi quindi il film, infatti nelle foto, cioè la foto delle motorette, e poi verrà non si vede, ma c'è qua Anya Taylor-Joy, esatto. Verrà dunque dopo in post-produzione. Puoi far vedere una foto in cui la famosa attrice Kristen Stewart cerca Anya Taylor-Joy? Guarda, ti ringrazio perché credo di averla proprio pronta. Eccola qui, vedi come ti... cioè la mano sinistra è proprio nella posa di quella che sta sistemando i dial del suo coso per vedere Anya Taylor-Joy. È un Anya Taylor-Joy detector che... Sì, è un rilevatore di Anya Taylor-Joy. Che bene, fa proprio beep, beep, beep quando si avvicina. Però no, comunque, se seriamente, il fatto che ci sia ancora Immortan Joe garantisce comunque che probabilmente Miller ha deciso di fare un po' di world building. Poi deve fare anche un sequel con Tom Hardy, su Tom Hardy, di Ada Incon, super trafra Tom Hardy, che si chiamerà Tom Hardy Mad Max questa volta, davvero. Mad Max questa volta sono davvero io il protagonista. Io, guarda, a costo di ripetere la stessa cosa che ho detto lunedì scorso, perché voi non c'eravate ma io sì, e stavamo dicendo queste cose qua. Okay, stavo ripetendo. Un po', come dicevi tu, mi dispiace perché il bello del film era proprio che arrivava dal nulla, non sapevi niente, ti spiegava tutto e c'erano tante cose che immaginavi e che lasciavi... Che lasciava immaginare e che lasciava costruire a te, e era veramente un film piovuto da un altro mondo e ti ci faceva, era una cosa più in medias res che esistesse, e questa è fare il prequel del personaggio più importante, comunque quello che più ha colpito il pubblico, è un po'
la soluzione così, la soluzione più pigretta, la soluzione più Star Wars, serie di Star Wars, no? Star Wars e Mad Max Story. Sì, esatto. E d'altro canto, chi se ne frega, mi va bene lo stesso. Non è che posso pretendere da uno che già ha 73 anni che ogni volta mi costruisca un nuovo mondo e gli è venuto bene quello, va bene espanderlo un po'. Ha costruito a quanto pare un nuovo mondo con il suo film di cui non stiamo mai parlando, ma c'è un nuovo film di George Miller che deve uscire ed è uscito a Cannes che ha fatto un po'. Ne avevamo parlato quando era uscito il trailer. Sì, un po' no. Sì, ne avevamo parlato quando è uscito il trailer. Nessuno di voi l'ha visto in quanto... No, non ero, e ho avuto dei riscontri contrastanti, cioè dalla gente che era a Cannes, qualcuno ha detto bello, 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 qualcuno ha detto... Però, sono molto curiosa di vederlo, lo vedrò. Sembra molto diverso da Mad Max Fury Road, ecco. ma anche da Babe va in città, quindi comunque... Forse è un po' un punto di incontro tra i due. Esatto. Intanto, Ozymandias ha scritto Furiosa va in città. Esatto. Non volevo che si perdesse questa perla. Ha detto anche un'altra cosa molto giusta, cioè le aspettative su questo film sono un problema perché sono passati 7 anni e lo usiamo come metodo di paragone. Sì, è ovvio che devi, cioè, se esce... un prequel di Mad Max purtroppo finisce che lo usi come paragone, perché già se delle macchine, cioè se ci sono delle macchine che esplodono e sono meno che in Fury Road, già parti comunque in svantaggio. Sì. Perché qualsiasi cosa metti che ci fosse già in Fury Road, o la fai meglio oppure rischi di morire nel paragone. Sì, o fai Fast and Furious che ti attacchi alle liane con le macchine, comunque è un'altra tipologia di cose che si possono fare con le macchine, che io supporto. Ah sì, sì, qualsiasi cosa che faccia saltare in aria delle macchine, le faccia esplodere, per me è il motivo per cui esiste il cinema. Ma macchine non necessariamente automobili, possono essere anche macchine del ghiaccio. Macchine del caffè. Sì. Sì. Stampanti laser, sì, qualsiasi cosa. Esatto. Macchine. Se a me, ragazzi, non è piaciuto, c'è una buona probabilità che sia meraviglioso. Devo dire, caro Ladrobardo, o cara Ladrobardo, che non ho idea di che cosa Mereghetti pensi di Furiosa, ma secondo me no, neanche ma forse intendeva... Si riferisce a... l'altro di Miller, giusto. Ah, non so neanche cosa pensi di Mereghetti. In realtà non so cosa pensi Mereghetti di nulla dal 2015. Anch'io ho smesso di curarmene a un certo punto. Perché mi ricordo che una volta compravo il Mereghetti, poi ho smesso anche questa brutta abitudine, e poi andavo a vedere alcune schede, tipo le schede dei miei film preferiti, e lì mi facevo perennemente cagare. Ma anche cose tipo Mereghetti odia Tarantino, no? E tu vai e leggi la scheda dei film di Tarantino su Mereghetti e dici, ma... Sì. Una delle ultime cose imbarazzanti degli ultimi Reghetti è la recensione di Hateful Eight. E poi c'è una, mi ricordo una cosa molto divertente, che sono le rettifiche nel corso degli anni di film su cui aveva vistosamente preso cantonate giganti, che poi piano piano vengono aumentati di volume in volume, di stella, mezza stella in mezza stella. E Toy Story disse che era un film... orrendo, senza anima, perché il computer certo. Sembra un videogioco. Poi piano piano da uno e mezzo, poi paura, tipo a 3.5 di voto compravi il Mereghetti, ma lo leggevi nascosto dentro riviste porno. Esatto. Perché comunque effettivamente non le scrive tutte lui le schede, ha dei collaboratori. No, infatti, forse qualcuno ogni tanto gli dice sì. Ripigliati. Peccato che nessuno gli abbia detto niente su Fury Road. Guardate che bello. Questo è Mereghetti su Hateful Eight, per l'appunto. Ah, cioè, ce l'avevi lì pronto? No, l'ho aperto al volo, però mi ha colpito in particolare questo paragrafo conclusivo, dove usa termini tipo interminabili e francamente poco divertenti, che sono, credo, il punto zero della critica cinematografica. Francamente poco divertente. Francamente, ci mancava solo noioso e i buchi anche di sceneggiatura. Anche compiaciuto è un po' un aggettivo jolly, così, quando una cosa ti ha fatto cagare ma non sai dire perché, dici, un po' compiaciuto. Sì. Va bene. Ha una lista di termini. Poi con Tarantino, figure, Tarantino compiaciuto è...
Credo che Mereghete si immagini che Tarantino sia compiaciuto sempre, anche quando tipo fa la cacca la mattina. Beh, probabilmente è anche vero, però come dire, ne ha ben donde. Beh, sì, chi. Beh. Per quanto mi riguarda. Vabbè, niente, attendiamo Furiosa, però bella fotografia. Bellissima fotografia, bravi gli attori. Bravi gli attori, bella fotografia. Beh, cosa possiamo dire? A proposito di attori, forse... Vogliamo passare, perché noi abbiamo la notizia più importante del giorno già promessa anche su Facebook, ma io la terrei per dopo. Ok. Per cui tu dici attori, io so che cosa vuoi dire, tu vuoi dire forse questo? Yes! I feel the need for speed! Come l'ho pronunciato bene, non so se te notato. No, allora, sono molto contenta perché adesso vi racconto ancora per un po' la badilata di cazzi miei. Io ho visto Top Gun Maverick questa settimana. Ah, perché ti eri rotta la caviglia. Perché mi ero rotta la caviglia, esattamente, saltando da un palazzo all'altro come Tom Cruise. Però questo mi ha precluso la possibilità di vedere Tom Cruise appena uscito. E sono andata a vederlo qualche giorno fa e ci sono rimasta sottissimo, mi è piaciuto un sacco. Sono impazzita e ho iniziato ad ascoltare la canzone di Lady Gaga a nastro, cioè tipo una settimana che ascolto la ballad di Lady Gaga così, giusto per sentire un po' il sapore di Top Gun Maverick a distanza. Quindi sono molto felice per Tom e per il fatto che ha raggiunto il miliardo di dollari. Ha raggiunto il miliardo di dollars per la prima volta nella sua carriera, tra l'altro, che è assurdo. È una cosa che a me ha sconvolto. Poi effettivamente vai a rivedere e forse i conti non sono fatti tarati con l'inflazione, per cui magari qualche vecchio incasso oggi sarebbe più cose, cioè, però lanciano tutti questa notizia con questa estrema convinzione. Vabbè, che sia il suo primo sarebbe film strano che Top Gun nell'84 avesse incassato un miliardo di dollari, poteva distruggere l'Unione Sovietica, l'economia mondiale. No, ma al di là di Top Gun, di tutto quello che ha fatto dopo non ha mai superato quella cifra simbolica. Per esempio Tropic Thunder, dici? Per esempio. Sì, beh, in effetti, no, io però anche qualche altro Mission Impossible pensavo che avrebbe fatto un sacco di dollari. Sono tutti film di grande o grandissimo successo, però... Forse, se vai a vedere, sarà un po' meno. Sì, è sicuramente quello. Non pensavo, cioè, non mi ero mai messo a fare i conti effettivamente in tasca a Tom. Pensavo che uno o due super mega incassoni... Sì, l'avrei detto, solo che ti giuro, adesso ci sto pensando... Sì, è vero, non ti viene in mente... Non mi viene in mente il super mega incassone negli ultimi... 10 anni, perché per farne un miliardo non puoi appunto averli fatti negli anni 80. E a parte Mission Impossible, no, in effetti no, la mummia, no, sto scherzando. La mummia, sì, è quella di Jack Reacher. Però è anche vero che Maverick è un film che può prendere molti più pubblici del solito. Sì, infatti è proprio un film, non c'è davvero bisogno che tu abbia visto il primo, ovviamente se hai visto il primo ci sono sei più contento. Sì, ti commuovi per certe cose, però se anche non l'hai visto fa niente ed è molto... Non lo so, mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuta la sceneggiatura, non so che forse non dovrei dire. Ok, forse non dovrei dire che mi è piaciuta la sceneggiatura, cioè mi è piaciuto anche tutto il resto, però... Si chiudono tutte le cosine alla fine, tu esci e dici, oh, come sono a posto, questo film mi ha fatto stare bene. Beh, ma cioè, tu scherzi, stai dicendo che è un film scritto bene, un blockbuster scritto bene nel 2022, è una roba vero che oltre i confini del miracoloso, sì. Non siamo più abituati. Io non l'ho visto ancora, Maverick. No, perché sei un po' così, sei un po' così. Sono un poco di buono, per cui certe cose tipo questa non la capisco. Vabbè, non... Però cioè, mi piace, sono d'accordo. Però io ho passato tutte le settimane, mentre ero immobilizzata, ogni settimana al giovedì controllavo se c'era ancora la proiezione in lingua originale per la settimana successiva, perché non potevo andare e disperatamente dicevo sì, tenetelo ancora una settimana. E c'è ancora, tra l'altro, ti conviene andarci.
c'è anche l'aria condizionata dentro il cinema. Questo quella è effettivamente una cosa. State dicendo che Vanilla Sky non ha incassato un milione di dollari? No. Sospetto che poco meno. Certo, uno dei film che mi hanno fatto più incazzare che io ricordi, Vanilla Sky. Io non l'ho mai più rivisto dall'epoca, però ricordo che anch'io ce l'ho rimasto un po' male. Il volto ci è rimasto ancora male. Sì, Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut è molto bello. Molto bello. È uno poi anche il, sì, anche il regista dicono sia bravo. Il regista era... Era bravo. Sì. E poi ha avuto anche lui quel morbo. Il morbo della morte, sì. Va bene, quindi bravo Tom. Quindi facciamo una pausa a Tom Cruise. No, perché comunque come ha scritto James Cameron e i fratelli Russo. Perché sappiamo che è lui il vero regista del film, non certo Kosinski, che già si chiama Kosinski, si capisce che è. Così infatti è chiaramente finto. Ma no, però volevo dire un'altra cosa, però adesso niente, me la sono dimenticata, quindi diccela. No, niente, volevo dire questo, che comunque è lui l'autore del film, quindi lo possiamo mettere effettivamente al pari di Spielberg, George Lucas e i fratelli Russo. I fratelli Russo, è questo pantheon stranissimo, e qui ci sono tutti i grandi, e poi, sì, e poi ci sono i fratelli Russo. Questo pantheon stranissimo in cui ci sono tutti i grandi e poi c'è anche George Lucas. Questa è cattiva, ma siccome ho finito questa settimana di vedere Obi-Wan Kenobi... Mm-hmm. Cosa ne hai pensato? Guarda, sono stata proprio fisicamente male in certi momenti. Molto, ma forse non è l'argomento di questa sera, noi non parliamo forse di serie TV, non lo so se possiamo parlare di serie TV, ma tanto non è una serie TV, è un... Diciamo che se dobbiamo scegliere da quale partire, magari proprio non Obi-Wan Kenobi, ecco, cioè così per rompere un po' il ghiaccio. No, esatto, però abbiamo nominato George Lucas e improvvisamente mi è partita la sindrome da stress post-traumatico di Obi-Wan Kenobi. Che... Beh, il russo comunque... Devo assentare un secondo, vi chiedo scusa fortissimo. Perdoniamo. Ti perdoniamo. All'otto credo che perdoniamo qualsiasi cosa. Sì, anche perché credo che sia arrivato George Lucas che ha citofonato. Ecco, certo, è venuto a minarlo. Scendi che ti devo parlare. sì, vabbè. Anton con la famiglia, sì. Con la famiglia, esatto. Beh, che rientra più o meno nella stessa categoria degli altri grandi che abbiamo citato. Beh, non c'è dubbio che Joseph Kosinski, no, non Joseph, i fratelli Russo, per esempio, dirigano i loro attori meglio di quanto faccia George Lucas, quindi comunque anche loro... Sì, forse anche scegliere degli attori che sanno recitare è comunque una cosa che ti facilita. È un superpotere, sì, okay. Aiuta, effettivamente. Poi... Comunque mi sono ricordata cosa volevo dire prima, era una cosa abbastanza banale, ma che ci tenevo a, c'entrava con la notizia, cioè che Tom Cruise, ne avevamo parlato sempre una palestra con Nanni e Cicciolina. È incredibile come funziona, sì, cioè la diremo fino alla fine dei nostri giorni e rideremo. E avevamo parlato della masterclass che aveva tenuto Tom Cruise a Cannes, quando è andato a Cannes a presentare Top Gun Maverick e gli hanno dato una palma d'oro apposta perché gli avanzava in otto tieni. E lui aveva raccontato proprio che si è rifiutato di mandare in streaming questo film. E ha detto non mi convinceranno mai che lo streaming è il futuro, esatto. Ha avuto ragione lui, e tra l'altro ovviamente è bellissimo, qua non so, tu non l'hai visto Stallio, però in realtà il film può anche essere una metafora di questo, no? Perché ovviamente c'è lui che è obsoleto, gli dicono sei obsoleto, adesso ci sono i droni, c'è la tecnologia, i piloti non servono più a niente, e ovviamente lui prova che non è vero. Cioè, se sei Tom Cruise, ecco, quantomeno non è vero. Poi se sei tutti gli altri probabilmente sei fottuto, però... Se sei Tom Cruise, sei ancora rilevante. Ti dirò questa cosa. Sì? No, non è vero, mi confondevo. No, non te la dico più. Ah!
peccato, no, però era una cosa interessante. Hai costruito delle aspettative e poi... ma poi il mio cervello si è ricordato che non aveva senso quello che stavo per dire, quindi niente. Noi potremmo... è un film che l'ho visto al cinema, lo so, andrò al cinema a vederlo, lo so, avete ragione, vai. Scusa. Se voi andiamo insieme, io lo rivedo, sono solo contento. Andiamo, quando? Domani? No, domani devo andare a comprare i cessi. devo fare questa cosa. Sì. Questa è una serata in cui comunque raccontiamo proprio dettagli della nostra vita privata. E probabilmente... Ho preso dei cessi bellissimi, sono neri. Vabbè. Salutiamo anche Cristiano Ronaldo che si è unito a noi questa sera con la sua classica esultanza. Ma è una battuta sul calcio, io non la capisco purtroppo. Quella è la tipica esultanza di Cristiano Ronaldo quando segna. Ha un'origine che ovviamente non ricordo assolutamente. Mette presente come proprio in The Congress, tipo l'ultimo attore rimasto, sì. The Congress di Ari Folman. Un film che ha predetto tantissime cose. Bellissimo, sì, e che ci ha spiegato Carrie Fisher resuscitata e... come si chiamava cosa lì, dai, Peter? Il primo che ha resuscitato per Star Wars. Peter Cushing. Sì. Voglio vedere le foto dei tuoi cessi, io non so se tu Li devo purtroppo ancora andare a comprare, quindi... La prossima palestra vi faccio, non è una palestra ma un vate. Ci sarà una foto di Kristen Stewart che guarda i tuoi cessi. Hai detto forse... Esattamente. Kristen Stewart. Come e penso rinunciare? Che in un angolo triste e solitario invece... Certo, The Pattinson. The Pattinson. Che guarda, bentornato Luoto, hai il microfono spento. Il microfono, come nelle migliori riunioni del Parlamento europeo. Esatto. Di cosa si parla? Stavamo aspettando te per passare al passaggio successivo. Ah, siete stati molto gentili. Stavamo parlando di cessi e forse è meglio cambiare argomento. Sì, infatti dicono esci le foto dei cessi. Sì, dicono anche che sì. E allora, diciamo, quando te ne sei andato la discussione ha preso una piega inaspettata. Una piega scatologica. Ma visto che parliamo di merda, ecco, che ne dite se arriviamo un po' al clou della serata, alla cosa che aspettiamo più di tutte? Al fatto che finalmente il cinema, il film dei dinosauri che aspettava ormai da tempo immemore, forse dall'uscita di Jurassic Park. Perché è stato Jurassic Park e poi sappiamo che nessuno è più riuscito a fare un film del livello di Jurassic Park. Finalmente ci siamo. Non che non ci abbiano provato. Ci hanno provato fortissimo. Ultimamente ci hanno provato anche con un sacco di soldi. Pare che sia andato molto bene. Mm-mm. Vediamo se riesco a lanciare adesso, questa finalmente cosa. Qualcuno spoiler è riuscito a fare un film sui dinosauri degno di Jurassic Park, forse addirittura meglio, assolutamente meglio. Guardate, questo è quando salta fuori il dinosauro, è la parte migliore, c'è almeno due volte. Ci sono dinosauri peggiori, ho visto quei due, non assolutamente erano male. No, i dinosauri, cioè l'Asylum chiaramente ormai ha fatto un salto di qualità. Oddio, Rick Roberts, cioè, sì. L'hanno tirato fuori dal cestone delle offerte. Il film, non so come dirvelo, ma si chiama Jurassic Domination, certo. Devo dire che stanno perdendo colpi, perché se adesso cercate Jurassic Domination su Google, la prima cosa che Google fa è dirvi: non è che stai cercando Jurassic World Dominion, no, sto proprio cercando Jurassic Domination. Allora l'idea è, lui comunque ti rimanda a Jurassic World Dominion, per arrivare solo alla pagina IMDb di Jurassic World Dominion, di Jurassic Domination. Ho dovuto fare una fatica terribile. Ma infatti leggevo oggi un articolo che in generale si lamenta di Google come motore di ricerca non più affidabile, ecco. Quindi mi hai avuto la prova. Non lo trovate bellissimo comunque, cioè tutto grigio Asylum, grigio giallino. Sì, mi piace che ci sia 75% soldati e reaction shot e 10% dinosauri visti da lontano e primi piani per il resto. Però presentati come allosauri, nonostante non, chiaramente non lo siano.
ma questo è, credo che a quelli della SAI non sia nella lista di dettagli che gli interessano molto in basso. Certo. Si chiama, cioè qualcuno dice allosaurido nel trailer? Sì. Ah. Proprio li chiamano per nome, evidentemente gli piace, lo trovano fico. Io non so che dire. No, beh, hanno chiaramente applicato la tecnica, quella per costruire la suspense, no? Sai, quando tu non fai vedere il cattivo, il mostro, perché così sale la... Ecco, vedi, Nazza Fan ha un commento pregnante, secondo me. Ah, non devi uccidere, no. Devo dire che... Allora, dobbiamo rispondere a una lunga serie di commenti. Live action di Voglio Bene Denver sarebbe chiaramente una cosa stupenda. Cioè, sì. È una Spielbergata chiamata, ma Spielberg è quello vero dei giovani noi. Sì, beh, sarebbe il perfetto mix di Amblin, dei vari Spielberg anni fine 80, inizio 90. Per tutti i fossili. Mamma mia. Perché c'è Kyle Lowry dei Miami Heat mangiato da un Velociraptor? Perché è quello che noi chiediamo al cinema. Eh sì. Credo. Sì. Poi che, per quello che mi riguarda, io ho deciso che è lui, cioè effettivamente Kyle Lowry dei Miami Heat, non è un omonimo facciale, come si dice? Un sosia. Un omonimo facciale sembra una di quelle cose che insegnano ai gorilla. Jurassic Domination è... Vabbè, siamo stanchi, fa caldo. No, beh, Jurassic Domination è un porno effettivamente, ma vi faccio vedere questo commento perché è molto importante la risposta di Matt Butt, che suggerisce di cercare Wet Hot allo South Summer nei libri dell'estate. Io allora, io so che c'è una grande letteratura porno amatoriale con i dinosauri, è qualcosa... umani e dinosauri. Esatto, c'è una grande... proprio una tradizione ormai letteraria. Anche quello sarebbe un'ottima trasposizione cinematografica. Ormai abbiamo visto che non funzionano più i dinosauri così, mostri che spuntano dalle gabbie. La gente che saltano... Ci sono tante possibilità da esplorare in altri... Un legal thriller con i dinosauri, per esempio, perché lo vorrei vedere. Perché no? Secondo me funzionerebbe molto bene. Tra l'altro, quando sono andata a vedere Top Gun Maverick, prima c'era una pubblicità Progresso con un dinosauro che parlava a un congresso, tipo all'ONU, e diceva: state facendo la nostra fine... pensate, era una cosa sul cambiamento climatico, ma era veramente imbarazzante, ed era il concept era questo, c'era un dinosauro tipo all'ONU che raccontava, guardate umani che sta arrivando il meteorite, non estinguete. Ma il fatto che lui parli all'ONU dimostra che in realtà non si sono estinti, quindi è tutto a posto. Sì, esatto, tutto è così che gliela risolvono. Non lo so, l'ho guardata sconvolta chiedendomi chi potrebbe convincere questo? Che senso ha? Chi potrebbe pensare un concept del genere e chi potrebbe accettarlo? È qui che vi confesso che il concept è mio. Vabbè. Apprezzabile comunque la scelta di mettere dinosauri in qualsiasi... Sì, sì. Assolutamente. Anche nelle pubblicità Progresso. Il porno, dopo non aver sfondato nel cinema mainstream, enfasi su sfondato. Così, tanto perché ci sia. E stiamo peggiorando, signori. Dino Porno è nato per considerare tirannosauri che hanno le braccia troppo corte per farsi le robe in bagno. Le robe. Mi piace che sei censurato sulle robe, perché... Benvenuto, Mattia Triplo, a questa puntata dedicata al porno dei dinosauri e a questa zanzara che ho preso. Ah! Quindi una snuff, Twitch, c'è una morte in diretta. C'è il tuo DNA che potrà essere estratto dalla zanzara per clonarti. Perfetto. Ci sarà Stanlio Park nel... Perché tutta la scienza che... 609. Tutta la scienza che so... Cosa stiamo vedendo? E mi chiedevate letteratura erotica con i dinosauri. Allora, lascialo lì. Non togliere la cosa, devo capire molte cose. Beh, però così stai coprendo la faccia di nuoto. Sì, è meglio che non mi vediate in questo momento. Okay. Allora, lui ha un rotore sulla schiena? Sì, stavo considerando anch'io. Sì. Perché è Helicopter Man. Certo. Pounce, Dinosaur, Billionaire. Chi è Billionaire? Il dinosauro o Helicopter Man? O il dinosauro? Cioè, il dinosauro miliardario che viene chiavato.
dall'uomo Chuck Tingle, comunque, anche il nome dell'autore è interessante. Chuck Tingle è un tizio, scrive solo questa roba. Io vi consiglio di andare a scoprire la sua letteratura perché è un pazzo completo che scrive solo letteratura omoerotica con dinosauri. O almeno l'ha fatto all'inizio carriera. Andando avanti si è diversificato e adesso ha cominciato anche con la fantascienza erotica. Sembra un po' Xina, sono sicuro che tu hai presente Sex Education. Tu, Lotto, hai visto Sex Education? No, no, io non l'ho vista. Ah, neanche no. Tu? Vabbè, peccato. No. C'è questo personaggio della ragazzina appassionata di fanfiction erotiche, fantascientifiche, con gli alieni da un altro pianeta che se la scopano. Più o meno lui è così. Bello. Ok, ma cos'è grande Sex Education? È una serie di Netflix con... È un teen drama. Asa Campo di Burro. Ok. Il fatto di, cioè, i bei ragazzi con un rotore da elicottero sulla schiena è una nicchia che esiste, che voi sappiate? Su questo sono impreparata. Sembra la versione un po' anche qui Asylum di una roba di Tsukamoto. Vero? Anche se mi sono riferimento un filo, come dire, non lo so, cioè, è un rotore sulla schiena. Sì. Ah no, è classico, sono sicuro che ha pensato anche a quello anche lui. Immediatamente. Comunque cercatevi la storia di Chuck Tingle su internet perché è affascinantissima. L'elicottero è proprio... Abbiamo pensato tutti. Ai noi. Giustamente. Il burro apposto sull'elicottero genera comunque delle curiose esplosioni. Mostri. Ma questo film, questo capolavoro, finalmente il degno sequel di Jurassic Park, è già uscito? Deve uscire? No. Si trova? Non si trova. Esce. Date delle informazioni trova. Perché abbiamo capito che Google non ci aiuta. Quindi devi... Ma io devo dire che l'Asylum ormai per me è una cosa sostanzialmente misteriosa, nel senso che il grosso della loro produzione ormai sono coproduzioni. Cioè hanno trovato il modo di fare della cosa anche un minimo più presentabile, però continuano poi in parallelo a rifare queste robe qui, che sono fondamentalmente, cioè, robe da cestone quando ancora c'erano i cestoni. Io non so più come facciano oggi a mantenersi in vita e ad avere i soldi, anche se questi film non costano un cazzo, però comunque costano. Mm-mm. Onestamente non lo so, anche perché, cioè, secondo me questo è comunque un rispetto al passato, fa capire che l'Asylum un pochino ha perso il tocco e la capacità di trasformare in Asylum il film di cui si parla tanto al momento, perché ora hanno scelto di fare un Jurassic Domination para Jurassic Park Dominion, che in realtà non è stato il successo immaginato neanche nei meme, insomma, nell'internet in generale, proprio un film che è passato, non dico sotto silenzio, ma comunque ha avuto meno successo del previsto, e questo fa capire che forse anche questo Asylum, cioè la versione Asylum di un film che già di per sé non è proprio il centro dello zeitgeist. E che è scritto da uno sceneggiatore che lavorava per l'Asylum fino al giorno prima. Mm-mm. Sì, infatti. Vero. Ha un po' perso il tocco magico. Però sono anche usciti con l'Asylumata su Top Gun. Ah, non sapevo. Si chiama Top Gunner. Ah. Per la precisione, più Top Gunner Danger Zone. Più Top Gunner. Sì, poi c'è Top Gunnest. Esatto. To Top to Gun. Bellissimo. Però gli altri Jurassic World erano andati molto bene, mi pare, quindi poteva aver senso... Misteri. Sì, no, ma sono film che incassano soldi, però veramente non so, mi sembra che ci sia più l'interesse a fare qualche cosa che faccia dire alla gente guarda che cazzata questa, ce la guardiamo scaricata. Adesso certo. È più proprio il pubblico di riferimento è 65enni che lo confondono con il film vero. Certo. Allora, qualcuno nei commenti nomina Velocipastor, che non so se voi avete visto, io sì. Sì. Non solo ho visto, ma ho anche conosciuto il regista. Ostia. Ma quando l'avevi... c'era stata una proiezione a... Al Circolo Gagarin di Busto. Esatto. Non ero riuscito ad andare, ma mi ricordavo che c'era stata.
Sì, l'avevo introdotto io, è super simpatico. E Veloci Pastor è un film che, vabbè, è nato da un typo in un messaggio ed è uscito un capolavoro. Siamo veramente allo zero effort. Vabbè, zero effort. Cioè, tu magari scrivevi Veloci Pastor invece di Veloci Raptor e ti fermavi lì. Invece, non mi ricordo come si chiama, sono una merda, però il regista di Veloci Pastor ha fatto il film di costruirci un film effettivamente strepitoso. Il cui protagonista, ricordiamolo per chi non l'ha visto, è effettivamente un prete che si trasforma in dinosauro di notte e combatte contro il male in queste vesti, però è anche molto tormentato perché giustamente cioè se sei un prete e ti trasformi in dinosauro di notte e uccidi della gente, può essere che hai dei problemi. Poi vabbè, recuperatelo, secondo me è tipo su Amazon. Non so se sì. era uscito in DVD e poi in digitale un paio d'anni fa forse, dopo aver fatto tutto il giro dei festival di ultra mega settore. Secondo me, vabbè. Secondo Just Watch non c'è da nessuna parte in Italia. Secondo me si trova in giro. Dici, guardando. Ma il regista era lì presente o era in collegamento? No, era pre-Covid tutto ciò, era ancora quando ci si spostava fisicamente nei luoghi. Erano tempi così, era bello. Venivano addirittura dagli Stati Uniti, delle persone si spostavano. Sì, ma non è tanto quello il fatto quanto che, cioè, da Busto Arsizio avessero chiamato uno dagli Stati Uniti dicendo vieni, e lui avesse detto sì. Sì, no, perché in realtà c'è... Faceva un tour? Era in Europa, scusate. E poi i ragazzi che organizzano quelle proiezioni al Circolo Gagarin hanno, nel giro delle proiezioni di film underground di questo tipo, sono super noti. Quindi anche se è Busto Arsizio, tu dici dove cazzo è, però loro sono... hanno gli agganci giusti. Ah, bene. A parte che non dico dove cazzo è Busto Arsizio, perché ci sono anche stato, però... Purtroppo per te, io ci sono nata, capito? Vinco io. Ok. Si trasforma in Veloci Raptor di notte, finalmente un personaggio con cui posso identificare. È bello vedersi rappresentati, cioè quando tu vai a vedere... Esatto, vai al cinema e vedi sempre i soliti personaggi, e se tu sei un prete che si trasforma in Veloci Raptor di notte e non ti vedi mai, cioè senti di non appartenere al mondo... Poi per favore evidenziare l'ultimo commento di Sblorg, che non so perché mi fa ridere da impazzire. Anche a me, non so. Mi fa ridere perché sei a Torino, il bagno a Torino, c'è il cioccolato, il bicerin, la piazza di Proposoro, cioè ci sono un sacco di cose belle a Torino, perché devi andare a Busto Arsizio? Ma poi non c'era un motivo, è proprio tipo... Incontri ravvicinati del terzo tipo, ha sentito la chiamata. Le famose tre notine di Busto Arsizio. Esatto, plasmare nel purè la skyline di Busto Arsizio. Tra l'altro, Nintendo Twitch ci dice: Busto avanti una tradizione per il cinema di genere. Tu confermi in quanto Busto? Perché è il luogo di nascita di Luigi Cozzi, noto anche come Luis Coats, che ci ha donato perle. Sì, quindi no, vabbè, comunque Busto Arsizio, non posso parlare bene di Busto Arsizio, ma contro di me non riesco. No, poi sono sicura... fascia protetta, effettivamente. Esatto. Solo andate al Circolo Gagarin se vi capita di essere lì. È molto carino. Io ci sono andato una volta a vedere queste due persone qui che parlavano di fantascienza e fine del mondo. Sì. È vero, fine del mondo, sì. E infatti poi siamo adeguati. Esatto. Comunque devo notare, cioè notiamo che questa sera, a parte se avessi uscito Jurassic Park invece di Jurassic Park, o addirittura se riuscivo a velocizzare, cioè questa sera c'è dell'ormone in chat.
Non so se sono i dinosauri che stuzzicano questa cosa, ma siamo finiti. Ecco, forse è la copertina del libro che hai mostrato prima, acceso. Beh, sì, effettivamente. Vediamo, scusa, come ha reagito Caprotti alla visione della copertina del libro? Sì, che glielo chiedo, andiamo a controllare. Ah, ci manda, guarda, lui ha reagito così. Ok. Ah. Okay, vedi, ha effettivamente negli occhi lo sguardo, certo. Quello che lo sguardo, sì. Ma sì. Ci ha detto che c'è anche chi ha reagito peggio. Cioè, purtroppo il mago dell'essere lunga, e invece pensate che c'è chi sta studiando nei minimi dettagli, affascinato dalla schiena, per cercare è tutta una riflessione sulla visione. In genere, quando non si sa cosa dire di un film che ti ha rotto i coglioni, dici che è tutta una riflessione sulla visione, sul guardare, se usi l'aggettivo scopico hai fatto l'unplane. Ostia, scopico? Effettivamente non l'ho ancora usato. Dico, diciamo, proviamo a dire scopico nella prossima notizia. Va bene. L'esercizio da scuola di scrittura, inserisci questa parola. Quindi possiamo mettere in soffitta diegetico e passare a scopico. Perché diegetico comunque è un termine scomodo. Che tra l'altro è la capitale della Macedonia del Nord. Diegetico, no, scopico. Scopico. No, facciamo questa cosa invece, che so che Luotto apprezza particolarmente, perché visto che siamo in quel periodo dell'anno in cui non esce una sega, perché la gente va in vacanza, non lo so, c'è questa idea che secondo poi non so neanche quanto sia corretta, fatto sta che l'estate per esempio è il periodo in cui si buttano fuori gli horror che non sai quando buttare fuori in Italia, ma in realtà un po' anche in America. Ma perché in America in realtà l'estate era il periodo dei grandi blockbuster estivi, una volta, prima del COVID. Sì, no, io dico ultimamente c'è la gerarchia degli horror che non sono, cioè se esce Jordan Peele, esce quando deve uscire, punto. La gerarchia degli horrorini, adesso c'è, vabbè, da una parte quelli che finiscono subito in streaming e quindi non hanno delle grosse date, e poi i periodi di merda sono farli uscire sotto Natale o farli uscire d'estate. Non so quale dei due sia peggio. Allora, il vero periodo di merda per il cinema è tipo febbraio. Mm. A febbraio c'è solo la merda, perché sei fuori dalla competizione per gli Oscar e non hai ancora iniziato ad andare nei periodi in cui la gente va forte al cinema. Perché vabbè, a Natale la gente va al cinema. D'estate, almeno una volta c'era la tradizione dei blockbuster estivi, prima di, insomma, nell'autunno iniziano a uscire tutte le robe per gli Oscar. Quando si chiudono le nomination agli Oscar è il mese della merda, almeno tradizionalmente era stato così. Però d'estate, in Italia anche l'estate, perché si sa che appena c'è bel tempo gli italiani non vanno più al cinema. Questa è una grande legge. Questa è una gran cosa. Che ogni esercente ti ripeterà. Nonché ogni regista il cui film è andato malissimo d'estate. Esatto. Appena la temperatura salta sopra i 25 gradi è colpa di... Sì, che e non ha senso, perché comunque, ripeto, c'è l'aria condizionata al cinema. Cioè io a casa non ce l'ho, al cinema c'è. Non so, sono al cinema a Pasqua ed era Child 13 la merda. Beh. Ok, Pasqua con chi vuoi, ma non al cinema. Non al cinema, ma tornando ai film di merda. No, non è vero, poi magari questo non è un film di merda, però c'è questa cosa curiosa, che nel tentativo di andare a scavare, a riciclare le idee più vecchie e rimestate del mondo, sta per uscire un nuovo film di esorcismi con protagonista Aileen Dietz, probabilmente si dirà, insomma, quella che faceva quello che non poteva fare Linda Blair sul set dell'esorcista, quindi le voci stronze, le scene più pesanti... Di vomito e di schifo, insomma, era l'altra dell'esorcista che non è diventata famosa fondamentalmente, che farà questo film che si chiama Of the Devil, del regista Kelton Jones, che non ho assolutamente idea di, cioè, se volete poi vado a cercare, ma non so chi sia. No, credo che sia proprio una roba di... È un esordientissimo. Di serie J. Però nel cast con lei c'è anche Vernon Wells, che faceva sia il motociclista pazzo nel secondo Mad Max, sia era, credo, uno dei cattivi in Commando. Comunque, insomma, è un character actor australiano degli anni 80 riciclato per questo film di esorcismi insieme alla controfigura di Linda Blair,
la quale ha pensato bene di farci vedere la prima foto promozionale di questo film. Sì, non è estremamente orrorifica, ecco. E... che tenerezza! Io non la tolgo più, io terrei questa fino alla fine della diretta. Guarda com'è, veramente morbidissimo. Se è molle, vecchio, sfatto. Beh, però morbidoso. Uh-huh. Vabbè, col caldo che fa, forse non... A me mi ha convinto, per carità, perché c'è un film di Carlini usati come cuscino, va perfetto. Va bene. Però, sì, è un po' strana, diciamo, come immagine da promozionale per un film di esorcismi. Non a meno che non sia... Sarai il cane da esorcizzare. No, tu pensi, ma in realtà adesso vi leggo la sinossi. La sinossi. E ci dice questo: una famiglia disperata cerca una cura per il cancro al cervello del loro figlio. Quando un trattamento, una cura non convenzionale, fa sì, insomma, porta il bambino a venire posseduto da un antico male, i genitori devono combattere non solo per la vita del figlio, ma anche per la sua anima. Questa roba potrebbe averla scritta un algoritmo, comunque. Esatto. È incredibile. È un plot twist interessante, l'esorcismo dato dalla cura non... per il tumore al cervello, effettivamente c'è un collegamento comunque con l'esorcista originale, le scene da nostrali. Qui a dire che è causato dai vaccini manca pochissimo, ragazzi. I vaccini causano gli esorcismi, attenzione. No, attenzione. Il COVID contro padre Amort. Esci infatti da qualcuno nei commenti scrive: ho paura. Mini Twitch scrive: ho paura. Ho paura, con un trattino, è un codice, sta chiedendo aiuto, credo. No, in realtà c'è una domanda molto interessante che è questa, di Pippo Rev _, che dice: un film con esorcismo non di religione cattolica esiste, qualcosa senza il crocifisso. Allora, io non so se l'esorcismo sia una cosa che esiste al di fuori, non lo so, nel senso che sono ignorante, non sto dicendo una cosa di cui posseggo informazione, potreste smentirmi tranquillamente. Ma credo, immagino che l'esorcismo sia una roba tutta nostra, non so se, non lo so, i musulmani fanno esorcismi, o sì. Quello non so. Ditemelo. Allora, vai. No, vai, perché io intanto sto googlando cose. No, io mi sono solo ricordata, ma così, proprio la prima cosa che mi è venuta in mente, che in una stagione di True Blood, scusatemi, uno dei personaggi che era andato in Iraq o in Afghanistan, non mi ricordo, in Afghanistan probabilmente, a fare la guerra in Afghanistan, a esportare la democrazia in Afghanistan, era tornato in Louisiana e poi si era scoperto che era posseduto da un demone, un demone iracheno. Cioè del folklore musulmano che adesso io non conosco, okay. E che lo aveva posseduto perché lui aveva compiuto cose indicibili sempre esportando la democrazia. Ed era una trama, una sottotrama della stagione, cioè tipo la trama C o D di ogni episodio, una cosa del genere. Però me lo ricordo perché effettivamente il demone iracheno non era una cosa che mi era capitato di vedere prima. Ma però che i demoni e le possessioni ci siano anche altrove, sì, io mi chiedevo proprio la ritualità dell'esorcismo. Ah, nel senso, quello se, non... Però adesso mi hai triggerato. Allora, mi pareva di ricordare una cosa, infatti sono andato a controllare. C'era un film coreano che era piaciuto a moltissimi, ma non a me, e infatti me lo ricordo molto poco, si chiama The Wailing. Sì, non visto. E c'era nel mucchio di tutto quello che mescola, perché ci sono fantasmi, c'è mitologia, possessioni demoniache, bambini, e c'è anche dell'esorcismo orientale. Che c'entra con lo sciamanesimo. Ok. Ora dovrei leggere con più attenzione la sinossi, che è molto lunga e non ne ho voglia, però secondo me la prima cosa che mi è venuta in mente, che non è forse completamente a sproposito, è proprio questo coreano The Wailing, che aveva delle suggestioni interessanti da quel punto di vista, che c'erano gli sciamani che e gente posseduta da spiriti maligni orientali. Poi io non...
scusa, sono distratta dal fatto che è apparsa Deborah Ann Woll alle spalle di... E tu hai nominato True Blood, l'unica cosa buona di True Blood credo fosse che ci ha regalato Deborah Ann Woll. Veramente figo. PMZ87 dice esorcismi in Giappone ce ne sono principalmente manga anime, mentre Fab Futurist dice qualcosa di Hong Kong con gli incantesimi scritti sulla carta di riso e appiccicati sul posseduto. Fanno esorcismi in shintoismo e pure in ebraismo. Ok, va bene, a posto. Quindi... Beh, vedi, vedi che comunque abbiamo imparato delle calci, cose. Educational, cioè. Abbiamo imparato noi delle cose invece che insegnarle a chi ci ascolta in uno scambio che è bello. Assolutamente alla pari, vedi? Non con delle brutte gerarchie di gente che insegna cose. Sensi di superiorità, esatto. Carlini. Qualcuno parlava del resto del Carlino, più sopra mi aveva fatto molto ridere. Tra l'altro, cioè, voi sapete che un film di esorcismi, gente che sta male, cose cenere, c'è cioè, il canino, vuol dire che il canino sarà protagonista di finirà scene malissimo. Terribili, finirà malissimo, soffriremo tutti, cioè, è già... Povero. No, allora non guarda, lo guardo. Pippo Rev underscore, facciamo consulenza, se vuoi mi contatti in privato, io sono super esperto. Sei un drago del 730? Io faccio il precompilato da quando si può fare e non ho mai avuto mezzo problema. Io pago uno apposta proprio per non dover avere neanche toccare un foglio con le mani, perché è proprio quanto di più lontano da quello che so fare. Comunque ci tenevo a ricordare che Aileen Deetz, di cui abbiamo appena parlato, me la ricordo in un film che ho citato già in una recensione di qualche mese fa, del film The Scary of 61st. Questo film si chiama Assholes e con grande mia stupore e gioia ho scoperto che qualche commentatore di quella recensione aveva visto Assholes, che credevo di essere stato l'unico a vedere, e c'è Aileen Deetz in questo film che nel ruolo di un demone o forse proprio del diavolo in persona, che esce, prorompe dall'ano della protagonista, esce cosparsa di feci. Prorompe sì. Mi sembrava un bel verbo. Sì, e quindi nel caso vi interessasse questa cosa, io è un film che non, come sempre Assholes non lo consiglio, ma è un bel film di cui citare scene a gente che non l'ha mai visto, come appunto questa qui del demone. Mm-hmm. E anche il fatto che la protagonista, poi quella da cui esce il demone, poi alla fine la faccia le si trasforma in un enorme ano. Ah, e comunque Assholes letterale non... A super del film proprio non potrebbe essere più letterale di così. Okay. Tanto buona fortuna a cercarlo su internet, a cercare i torrent. Sì, esatto. I torrent. Sì. Io tra l'altro credo di avere, cioè ho una foto che immagino sia del film, però non so se la posso mandare in onda o se Twitch ci censura. Non so cosa si vede nella foto. Sono delle persone senza vestiti, uh-huh, che sono, cioè lei è a contatto con l'ano di lui. Ah, non sì, so, è una scena famosa. Twitch ci censura se la metto su, sì, secondo voi? Sì, sì, tantissimo. Sì, cioè, non si vedono cose, perché in realtà non si vedono genitali, però no, è una scena un po'... Secondo me puoi mostrare Kristen Stewart che sta guardando quella foto. Sì. E voi ve la potete immaginare. Ecco, esatto. Quindi ha l'espressione stupita. Se la poteste vedere questa foto, anche voi sapreste. Tra l'altro, tu che stai vedendo quella foto, ti piacerà sapere che la ragazza che vedi in quella foto è la sorella del regista del film. Andiamo benissimo. Dai, deve essere una famiglia spiritosa. Sì. Ridefinisce un po' tutto. Io pensavo, trovavo creepy il fatto che Billie Eilish registri certe canzoni, certe teste, cose col fratello. Questo lo porta tutto a un altro livello, devo dire. Beh, dai. Scusa, beh, secondo me qua gli è scappata una lettera di troppo. Credo che il messaggio, il concetto fosse un altro. Però se invece la frase è corretta ed è come l'avevi voluta scrivere, sì, ricordo anche altri film, tra l'altro, in cui c'è un culto che evoca il demonio. Almeno tre. Sì. Però il fatto che venga evocato il demonio da un culto non implica il fatto che poi venga chiamato uno a togliere il demonio
l'adepto, che è l'esorcismo. Cioè, i demoni ci sono, i diavoli e i corrispettivi del diavolo ci sono in tutte le culture del mondo. L'esorcismo, immagino di sì, però mi vengono in mente molti meno esempi. Poi chissà se gli esempi che sono non occidentali non siano magari una roba ispirata dalle cose nostre. Sì, certo, no, perché abbiamo insegnato tutto a tutti noi. Siamo andati a esportare la democrazia in lungo e in largo. È successo anche quello. No, come noi ci siamo ispirati a certe cose... Di altre culture non nostre. Ermanesca ha scritto Siddhartha, dai, e l'ha fatto spacciata come un bel libro. Tunnel in cui ti quindi sei infilato. Bene. Il Vaticano, you can't spell Vaticano without Ano, tra l'altro, sempre per restare in tema, ma questo non ditelo al Papa. Abbiamo, mi piace perché comunque queste cose che dici tu, questa è una bella serata. È una serata sui buchi di culo, io sono favorevolissimo a questa cosa. Mi è dispiaciuto un po' che alla fine non abbiamo detto scopico. Hai ragione, rifacciamo tutto, chiudo la trasmissione e ricominciamo. No, aspetta, ma avevamo un'altra notizia, l'ultima notizia. A voi? No, più di una, stai scherzando. Una. Ne abbiamo altre 16. Ne abbiamo altre 16. Tra cui la prima, che aspettate che faccio questa cosa del video, così intanto ci parliamo sopra. Cosa perché la mostri? Prima arriva da un nostro amico, anche un po' inaspettato e simpatico, perché questo che vedete, o intuite perché è bellissimo, è il trailer di Allegoria, o Allegoria, che è il film di debutto di Spider-One, il frontman dei Powerman 5000, se vi ricordate quell'orrendo periodo della nostra vita in cui esistevano i Powerman 5000, nonché il fratello di Rob Zombie. Quindi il piccolo zombie... A cose di famiglie interessanti. Spiderone. Allegoria. E può un po' ridere però che ci dice di allegoria. Voglio dire, ti ammazza proprio tutto l'hype, cioè tu arrivi, vedi Joe Droppingly Terrifying e cose del genere, poi allegoria. Esatto. Ti spunta tra sta pipa in radica, il monocolo, sì. Allegoria. No, veramente è il titolo peggior presentimento derivato da un titolo nella storia, anche se lo chiamava vi rompete i coglioni, pretenzioso, stupido, sono stupido, sarebbe stato forse meglio chiamare veramente un allegoria. Film sì, forse certo, non sa cosa vuol dire, forse metonimia era peggio, metaforone. Iusteron proteron, diegesi, sì. Pensa. Scopico. Esatto, scopico, vedi, ce l'abbiamo fatta. Non lo so, a me suona malissimo. Nel mondo dell'arte, quindi c'è ancora un ulteriore strato di sì, no, evidentemente lui ha visto che il fratello ora si è messo a fare i monsters e quindi ha detto, ah, ma allora sono io l'intellettuale della famiglia. Io, Spider-One. Spiderone! E quindi ha detto, ora... Finalmente i miei genitori mi daranno il credito che merito. Sì, finalmente mi vorranno bene. Sì. Diventerò i genitori tra l'altro lo chiamano Spideronino. Sì. Comunque... Ah, mamma mia. D'altra parte ve li ricordate i Powerman 5000? Perché no. Se non ve li ricordate vi consiglio di andarli a recuperare. Erano una brutta copia dei White Zombie, nel senso. Cioè lui era veramente il fratello minore sfigato che faceva le stesse cose del fratello maggiore peggio. Sia musicalmente sia da questo punto temo anche cinematograficamente, chi lo sa. Mi Nintendo sì. Twitch a cose Spiderone verso. Comunque mi Nintendo Twitch ci fa notare che Sinedoche era già preso. Sì. Non sono sicuro che Spiderone lo sapesse. No, lo so. Però... No, non è vero, magari poi è bravissimo e questa sua cosa... No, magari è il nuovo Toby Hooper, però... Allegoria. Però allegoria. Volete sapere ora... la sinossi? Sì, per favore, te lo stavo per chiedere perché il video magari... non ho capito niente. Dice, le vite di un gruppo di artisti
si ritrovano intrecciate contro la loro volontà, mentre le loro ossessioni e insicurezze manifestano mostri, demoni e la morte. Un'altra roba scritta con l'algoritmo che non potrebbe voler dire tutto e niente. No, io mi sa che mi levo più volentieri gli occhi con un cucchiaio. E siete liberi di andarlo a vedere e di parlarmene poi una volta fatto il film di Spider-One. Non tra l'altro si chiama come un pianeta di Guerre Stellari. Perché sì, lui è un pianeta, questa caratteristica. Sì, no, il film esce su Shudder, tra l'altro, quindi vabbè, se chi ci ascolta dovesse un giorno decidere che gli interessa, sono convinto che da agosto si trovi senza grossi problemi. Cinema. Sì, ma diceva anche quando usciva su Shudder. Guarda, il 2 agosto. Quindi se volete passare una grande estate... Assoluto, se lo segno sul calendario. Sì, sì. 2 agosto, Allegoria. Anzi, segnatevelo anche voi, 2 agosto, serata Allegoria. Qua, su Twitch, con ospite speciale la Salma di Mike Buongiorno. Esatto, che abbiamo trafugheremo nel frattempo. Tanto non sarebbe la prima volta, no? No? Anzi. Ecco. Anzi, ok, è stato bello. Questo momento Allegoria mi è piaciuto molto. Allegoria, sì. Mentre sì. Invece, non so cosa ne pensate voi, ma ne avevamo anche un altro in serbo, ma non... visto che non lo capiamo. Parla, esatto, quindi, ecco. No, perché è uscito anche il trailer di quest'altro horror che si chiamava The Summoned. Sì, ma l'ho visto, ecco, ma forse mi ha fatto ancora roba... più cagare di Allegoria, se devo dire. Sì, va bene, no, ecco, lo metto su. È una roba super, super vanilla. Sì, sembra veramente. Questo è fatto con l'algoritmo già dalla prima immagine, mannaggia loro, con la ripresa aerea della macchina. Questo l'ho anche già visto perché me l'hai linkato oggi e la cosa, cioè senza vergogna, a un certo punto questi entrano in una baita di montagna, eccola. E un personaggio losco si affaccia e dice benvenuti nella mia baita di montagna. Benvenuti nella mia cucina. Esatto. Ecco, ora si girano e c'è il personaggio. Eccolo lì, il professor personaggio. Sì, sì, con il suo cappotto di cammello. Allora, questo trailer sembra come Nine Perfect Strangers, quella serie orrenda che è andata su Prime Video l'anno scorso, non so se vi è caduto no. Di vederla. Era una serie con Melissa McCarthy e tutta una serie di... E Nicole Kidman, soprattutto Nicole Kidman, che faceva una guru... che per qualche motivo era russa e quindi aveva un orribile accento. Ok. E niente, c'erano tutte queste persone che si ritrovavano in un retreat nella natura per fare un percorso dentro se stessi, alla scoperta di sé, e poi però ovviamente c'era qualcosa di losco sotto. Giù, certo. E non so come si... E quindi l'inizio è uguale a questo. Poi non so come si evolverà questo. In Night Perfect Stranger la cosa losca era che si drogavano tutti. Che comunque... Ah, mamma mia, che brutto! Che terribile! Pazzesco! Qui veramente sembra la fiera del non mi interessa e non ha mai interessato a nessuno che ci sia stato coinvolto. Bisogna dire che è una cosa che, cioè, se non stessimo entrando in questa stagione nefasta, non avremmo mai coperto neanche con un fazzoletto questa roba. Qua. Però ci sta regalando un paio di minuti di hilarità, tutto sommato. Questo è arrivato al genealogico in cantina. Il tratto, sì. La pistola, correre nel bosco, un'ascia. Guarda là, ci sono le squarci onirici. Ormai queste cose, anche esteticamente, io faccio fatica, cioè se mi avessi detto che questo era il trailer di, non lo so, una nuova serie, miniserie horror di Netflix, esteticamente non faccio molta fatica a sentire lo stacco tra... Che non c'è più. Cioè questa cosa non è neanche il trailer che ti fa pensare, vabbè, ma pensa visto sul grande schermo però, che figata. Sì. No, comunque cioè, questo era beige, era beige come Dominion di prima, cioè il beige mi sembra dominare. A me continua a stupire il fatto che comunque ci sia, e parlo solo avendo visto il trailer, ma è come se avessi visto il film e nessuno mi convincerà del contrario, ma cioè il fatto che c'è gente che dice, oh, io voglio entrare nel cinema, il mio sogno è scrivere questa cosa qua,
che è la più derivativa. Come... E questa cosa qui è un film che hanno già scritto altre 45 per decenni. Allora, guarda, cioè, senza ironia, meglio Spiderone, almeno ha fatto una allegoria. Sì, verrà voglia di picchiarlo, ma ha detto qualcosa probabilmente di... No, di The Menu ne abbiamo visto, non credo che sia un horror, non ne abbiamo parlato, ne parleremo lunedì prossimo. Completamente già sarà... sono delle promesse che non puoi mantenere. Non posso... È quello con la nostra amica in CGI, Anya Taylor-Joy. No, però in effetti ha qualcosa di simile a questo, cioè c'è sempre della gente che va in un posto figo, sì, e arriva un personaggio dall'altro e dice benvenuti nella mia cucina. Esatto. Dal regista di nessun film o serie TV interessante, perché Mark Mylod è veramente Medium Man. Sì. Ha fatto 6 episodi di Game of Thrones, credo che sia una di quelle cose che più o meno a un certo punto tutti hanno fatto, sì, però lui lo va in giro a dirlo come se fosse l'unico. Poi sapessi che episodio ho fatto io. Che episodio ha fatto Mark Mylod, tra l'altro? Ma avrà fatto quello con i draghi e i nani. Avete visto che è ufficiale lo spin-off, il sequel di Game of Thrones con Jon Snow? Ho visto, sono felicissimo, io non vedo l'ora, cioè io lo sfotterò. È una cosa fatta apposta per essere sfottuta, cioè il pitch stesso, l'idea della serie quando è venuta, a chiunque sia venuta. A Kit Harington stesso. Capito? È già un meme. Ma il sequel o il prequel di lui da giovane? No, è il sequel, perché Kit Harington non riesce a fare, credo, questa è la mia interpretazione, ha bisogno di fare Jon Snow, sostanzialmente, e quindi gli hanno detto ok, Eternals non è andato benissimo, vieni a fare Jon Snow di nuovo. No, perché adesso ad agosto arriva il prequel di Game of Thrones. Mamma mia. Sentivamo tantissimo. Ah, e non è la stessa cosa? No, ci sono proprio due serie ancora. Il prequel l'hanno già finito e appunto arriva ad agosto. Invece questa è una cosa nuova che hanno annunciato in questi giorni. Tra l'altro il prequel c'ha un aspetto che puzza di cadavere da lontano. Ci sarà una proprietà intellettuale che non devastano gli avvoltoi? No, credo che la risposta sia no. Anzi, bisognerebbe fare il tipo il Toto Morto, ma con ogni anno vedere quale sarà la nuova IP, la prossima proprietà intellettuale che verrà spolpata da sopra. Sì. Bene. E questo grazie a voi, non voi due, voi commentatori che volete sempre vedere di più supereroi, basta. Queste con le film tutine, che sono come i videogiochi fatti col computer. Sono fottuto, mi pare ancora immacolato. Zitto, che non glielo ricordare. Se ti sentono, guarda che questa roba qui dove siamo è di Bezos, se Jeff Bezos sente sta roba, poi da lì ad arrivare a Disney c'è un attimo. Back to the Future però c'è il musical, forse voi non lo sapete. Non lo sapevo onestamente. C'è il musical al del West End che l'anno prossimo arriverà a Broadway. Però spero che ci sia una bella scena di Incanto sotto il mare. Di Incanto c'è anche un videogioco di Ritorno al Futuro. Immaginate il prequel di Ritorno al Futuro in cui si spiega come mai lui è amico di uno scienziato nucleare in disarmo. Comunque tu così la stai chiamando, perché hai dato questa idea a Bezos che adesso dice facciamolo il prequel di Back to the Future. Vabbè. Oddio, tra l'altro come puoi intitolarlo il prequel di Back to the Future? Cioè ci sono un milione di possibilità e sono tutte sbagliate. Forward to the past. Capito? The past. E perché non riesco a passarvi questa qua? Niente, peccato. Volevo far vedere la foto del videogioco di Ritorno al Futuro che è uscito qualche anno fa, che era... Ah, guarda qua, sì. La grafica del mio sito. Sì, questo era un modo di non... Sul cadavere del franchise, ecco, tutto sommato. Guardare la serie su Jon Snow, solo se sceglieranno di uccidere in un episodio per poi resuscitarlo tipo Kenny Salpa, sarebbe un'idea fantastica. Sì. Tipo Happy Death Day, ma con Kit Harington invece di...
di chiunque questo fosse. Il momento in cui voi coprite Jessica Rotten. Non... Jessica Rotten, grazie. Sì, lei. Jessica Rotten? Rote. Ah. No, Rote. quella di Rotten.com. Oddio. Che flash. Oh, Indiana Jones, questa sì che è una bella idea. Grazie. Grazie, Mattia Triplo, è effettivamente una grandissima idea. Alla fine, dopo tutto, è dall'ultima crociata che non fanno film di Indiana Jones. Ricordiamo, perché non ce ne sono stati altri dopo. E no. Quindi... No. Sarebbe bello, effettivamente. Anzi, sarebbe strano bello. Che si siano fermati solo al terzo. No, beh, c'è stata una delle mie serie preferite, Le avventure del giovane Indiana Jones. E The Fate of Atlantis. Che è una delle mie serie davvero, da piccola mi piaceva tantissimo. E poi questo buco clamoroso esatto, che continuerà perché non ce ne sono altri in previsione. No, è vero, quello è strano, il fatto che non stiano pensando a fare un quarto Indiana Jones ancora è... io tipo tra un anno me lo sarei aspettato, se mi avessi detto 10 anni fa ti direi sì, nel massimo nel 2023 faranno sto Indiana Jones 4. E poi invece... chissà cosa ci metterà, cioè metti che chiaramente non è che ci metti Kate Blanchett che fa l'accento russo, ma va, ma non ci metti neanche Harrison Ford, fa ridere se ci metti Harrison Ford. Vero, non ha più, effettivamente non ha più il physique du role, ci vorrebbe un giovane Indiana Jones tipo uno Shia LaBeouf. Fosse un po' meno matto magari. Esatto. Ah, Gesù Giuseppe, io non... No. Facciamo, io continuerò a fare così fino all'uscita eventuale. Io non dirò, negherò fino alla morte che sia successo qualcosa a tema Indiana Jones. Io più invecchio. Pippo Rev ci dice che il quarto episodio ce l'hanno in frigorifero. Scena migliore del film, tra l'altro, ci tengo, avendo avuto la sfortuna di... Sapete che io non l'ho mai più rivisto, solo al cinema quando uscì. Sai che a me l'hanno chiesto, mi hanno detto, ma perché dai, lo rivedi, ci fai un pezzo, vediamo com'è adesso. Io l'ho rivisto, questo film che non esiste, l'ho rivisto l'anno scorso ed è veramente brutto come ve lo ricordate. È incredibile. No, però... invecchiando io rivaluto tutto, ormai sto diventando un buonista, mi piacciono cose che non mi piacevano. Perché... lo vedi e ti accorgi esattamente che cosa voleva fare Spielberg e non ci riesce mai e non te ne capaci perché è Spielberg, ok? Non lo so, è quasi più brutto che se fosse brutto e basta, però capisci che dietro c'era qualcosa e sbaglia tutte le volte clamorosamente e cioè, sembra quasi che si sia impegnato. Ma poi si vede che è fatto tutto in studio, cioè si vede che voleva farlo in location e non l'ha potuto fare e non ha proprio lo stesso impatto. Ho una domanda seria. Chi lo dirige questo dell'anno prossimo? James Mangold. Wolverine e Le Mans 66. Tra l'altro lui però aveva iniziato con i film intimisti nei diner tanti anni fa, no? Sì, ma Mangold ha fatto qualsiasi cosa. Ha fatto anche un bellissimo western di cui non mi sto ricordando il nome, quello con Brad Pitt, era suo? Il treno per Yuma? 3:10 to Yuma? Sì. Era suo? Ah, ok. Non ne ho la più pallida idea. Era suo, però non c'era Brad Pitt. No, c'era Yuma. Sì, comunque sì, era suo. Qual era quello con Brad Pitt uscito più o meno in quegli anni quando sembrava che la gente avesse riscoperto il western? Il cavicciardo Jesse James. Robert Ford. Okay, sì. Dominic. Sì. No, ha fatto Kate e Leopold, ma ecco che mi ricordavo che aveva fatto... mi ricordavo che aveva fatto anche una commedia romantica e non una a caso. Kate ma ha fatto Logan? Sì, ha fatto Logan. Allora l'avranno, cioè, tenterà di dare quell'impronta lì, voglio sperare, a Indiana Jones, magari muore schiacciato in una trebbiatrice e così poi si piange e si finisce, perché veramente, cioè, Harrison Ford ormai compare solo se gli giurano che muore. E poi tra l'altro ogni volta che va su un set si rompe. Certo, 88 anni anche lui. Sta chiudendo le parentesi della carriera.
cioè la lista, quali personaggi mi sono rimasti ancora in vita che mi potrebbero rompere sì, il cazzo quando c'ho 90 anni? Quello di American Graffiti. Ah, giusto, Copland ha fatto, Copland bello. Cioè? Beh, ha fatto delle cose belle e delle cose brutte. Per esempio, Slog, se ricorda Identity, io non mi ricordo assolutamente Identity. No, Identity non so se voi vi ricordate Identity. No. Ma c'è con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Pitt, Clea Duval, Rebecca De Mornay. Che nomi passi. Da primi 2000. Allora, comunque Mangold secondo me deve essere un tipo anche ok. Sì, io mi chiedo nel momento in cui finisce a dirigere Indiana Jones quanto effettivamente ci possa mettere tu di tuo, per quanto lui effettivamente, cioè, abbia una personalità, uno stile, è un autore, è riuscito a portare l'autorialità in Wolverine, però raga, cioè Indiana Jones. Io credo che viva comunque con le manette legata a una vergine di ferro e se sgarra di mezzo centimetro. Vabbè. Basta che comunque la sceneggiatura non ci abbia messo mano Lucas neanche per sbaglio, perché grazie per l'abbonamento con Prime, Hermosa Samosa, spero di averlo pronunciato giusto, ma soprattutto eccotelo qui, Tulsa Doom festeggia il tuo ingresso nel Valhalla. Benvenuto, benvenuta, Hermosa Samosa, benvenuta nel Valhalla. Ora... Grazie, fra l'altro non c'è nessuno più commosso di noi di questo abbonamento di Caprotti. Che è... Guardatelo. Guardate lo sguardo di un uomo. Sa di aver fatto la cosa giusta e seminato semi preziosi. Fa la cosa giusta. Beh. Abbiamo altre incredibili notizie? Ma allora, in realtà, teoricamente no, però c'era quella cosa lì delle Olimpiadi che secondo quella me... Quella di Ninja Warrior. Io la butterei lì perché è super divertente. Xina, tu che sei una super fan. Io sono una super fan di Ninja. In realtà devo dire, ultimamente è un po' di tempo che non lo sto più seguendo, però c'è stato un periodo della mia vita in cui per qualche ragione... mi guardavo i video di Ninja, ma non perché quelli bambini, perché fa riderissimo con i bambini. Ma no, tu devi guardare quelli bravi. Ma io sono un grande fan di American Ninja Warrior, ne ho viste un sacco di puntate con mio fratello. E c'era quella tipa che poi faceva la stunt woman di Wonder Woman, se non ricordo, che la chiamavano appunto The Real Wonder Woman, di cui adesso non ricordo il nome, perché stasera, come avete intuito, non ricordo il nome di niente, nessuno, che era fortissima, ma poi ce n'erano un sacco di altri. Poi ovviamente guardavo anche i video dell'All Star in cui si sfidavano quelli che avevano vinto le edizioni precedenti, ed è una delle cose più americane, credo, possibili. Nonostante il franchise è giapponese. Ma perché ha quel retrogusto da mai dire banzai? Sì, ovviamente gli americani l'hanno trasformato in uno sport che fai in giardino, quando sei piccolo tuo padre ti crea il percorso e poi tutti i giorni devi allenarti per vincere e diventare l'American Ninja Warrior, ovviamente. Sì. Hanno fatto anche un'edizione italiana, devo dire. Italian Ninja Warrior, però nessuno arrivava in il guerriero di Busto Arsizio. E niente, quindi secondo me il fatto che lo vogliano far diventare sport olimpico mi sembra assolutamente... È uno sport completo, come il nuoto. È uno sport completo, lo vogliono inserire, se non ho capito male, tipo nel triathlon o nel pentathlon, insomma, in qualche tlon. Come la disciplina finale, cioè tu fai la tua cosa, non so, il tiro con l'arco e il nuoto tra gli squali e poi il salto del vulcano, Jesse, e alla fine Graff, devi fare il percorso. Jesse Graff si chiamava quella super forte. Vabbè, cioè, è chiaramente una cosa fatta perché gli americani hanno paura che non ci siano abbastanza americani che seguano in televisione le Olimpiadi se non ci sono ste puttanate. È possibile. Sì. Perché si scherza senza reparti divertenti e il 100% dei sogni americani in più mi sembra una descrizione adeguata. Perché anche tutta la produzione, al di là del fatto che questi fanno delle cose alla fine atletiche divertenti. Si fanno, sì, per carità, si sbattono un sacco. Atletiche.
Però poi tutta la produzione che ci sta intorno, la retorica, la costruzione dei personaggi, cioè ci sono anche altre versioni, cioè UK Ninja Warrior, l'avevano fatto appunto con la nostra italiana, ma nessuna sta al livello di quella americana. E infatti lo vogliono provare come sport olimpico alle Olimpiadi del 2028, che saranno a Los Angeles. Comunque, secondo me, anche perché... A parte le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, probabilmente ci saranno 67 gradi. Sì, tra l'altro, se c'è ancora Los Angeles, se non è tipo sotto 10 metri di mare, con gli alligatori e gli squali che combattono per conquistare il territorio. No, comunque, perché nel frattempo, siccome in America ha avuto un sacco di successo, e lo ha ancora, si sono create le palestre in tutto lo stato che proprio ti allenano a Ninja Warrior. A Ninja Warrior. Quindi forse anche per questo. Però lo so, allora, è vero quello che dite, però mai con Takashi Castle c'è cioè quella parte anche un po' di godere della gente che si fa male, che lo so che è divertente, non voglio fare quella che distrugge il divertimento, però io soffro un po'. Allora a me piace di più vedere quelli forti che fanno delle cose forti e dire guarda come sono forti. Sì, ma ci sono lo stesso alle Olimpiadi, ci sono bravi atleti che non fanno delle baracconate, fanno delle altre cose meno stupide. Allora, capisco che l'alternativa all'altra disciplina che non è ancora alle Olimpiadi e che piace tanto agli americani è la sparatoria nelle scuole, quella non la possono fare alle Olimpiadi. E quindi fare un Ninja Warrior, sì. Comunque io sono un purista. No, perché tu sei un arbiter eleganzie. Eleganziarum, però... però... Io invece no, vabbè, mi dà fastidio, stai una minchia. È come se... Lei è... Ma metteteci qua, perché non ci mettono la MMA? Vabbè, ma ci sta. Ma infatti ci vorrebbero molte più botte alle Olimpiadi. Botte. Cioè, perché fermarsi la lotta greco-romana quando ci sono 190 e passa stati nel mondo? Perché non creare la lotta... Ma le MMA non sono state mai proposte. Turkmeno-australiana. Per esempio. Ma non sono mai state proposte le arti marziali miste? Mai? Non lo so. Alle Olimpiadi? Boh, mi sembra che... Vabbè. Lo scopriremo. Hanno appena tolto il karate, dice Pippo Rev, non lo sapevo. Ma perché? Sarà vero? Ma perché? Il fatto che ci prendevamo sempre qualche medaglina. Ma Karate Brianza? Sì. Tra l'altro c'è una buona birreria a Karate Brianza. Sì, vi consiglio di andarci. È veramente 400 calci educational. Imparando e insegnando tante cose. Va bene, niente. Vabbè, io mi divertirò a vedere American Ninja Warrior. Sicuramente più che con un sacco di altri sport che ci sono. Se non lo mettono, guarderò American Ninja Warrior. Cioè, alla fine non è che... Sì, infatti. Per carità, poi ci sono quelli che fanno i saltelli col cavallo, quindi può dressage. Esserci anche... Sì. Il dressage. Che tra l'altro è una parola... Io non ho mai approfondito l'etimologia. Perché si chiama dressage? Che cosa c'entra il vestirsi? Non lo sa nessuno. Niente. Possiamo chiudere? Vi racconto una notizia che ho scoperto prima che non c'entra un cazzo col cinema, ma che secondo me è fondamentale. Nel senso che chiudiamo e poi ce la racconti in privato? O... Beh, per esempio, e nessuno saprà mai cos'è a parte voi due. Buonasera. Allora, dovete sapere che c'è una squadra messicana di calcio che ha presentato le sue nuove maglie e siccome ci tenevano molto hanno fatto questo bellissimo set fotografico in una tipo zona industriale recuperata, un po' gentrificata con i graffiti, ma anche fatto un po' figo. E non hanno controllato benissimo e in una delle foto è successo questo. Oh! Loro purtroppo hanno pubblicizzato le loro nuove maglie. vabbè, capito, è un tocco di realismo, possiamo dire che è un tocco di autenticità. Mi fa ridere quello, mi fa ridere il fatto che tu abbia deciso di darci questa notizia come ultima, e mi fa ancora più ridere, io sono andato a Bustarsizio da Torino. Commento vincitore della gara di commenti di stasera, che a cui non sapevate di star partecipando, e invece... Comunque, niente, sono... contento anche di quel cazzetto lì che si vede nelle foto. Sì. Dai, come si fanno? Tra l'altro la foto era quella, non è che hai fatto un ingrandimento, è proprio hanno pubblicizzato la maglia con un mezzo braccio e... È per farti vedere la finitura della cucitura del dettaglio.
la lotta di Star Trek. Era mi pare che fosse il wrestling dei Klingon, non dei Klingon, sì, dei Klingon, che facevano questo tipo di lotta, che alla fine è come la lotta normale, cioè c'è una roba per terra e se esci dalla striscia perdi, la qua ti devono spingere fuori dalla striscia, non mi so spiegare, fa caldo. Tipo il sumo, quindi. Esatto. Tipo il sumo, ma nello spazio. Bello! Quindi dove nessuno ti può sentire urlare. Nessuno ti può sentire. Vabbè. Ma il... ok, quindi no, zero gravity sumo. Che perché ci puoi mettere tipo un nanetto minuscolo con un'enorme persona di sumo, un ciccione di merda e se, essendo no! senza non mi veniva la parola corretta e quindi possono fare, cioè sono combattono sì. a pari a darmi pari sì è la grande livella, il sumo nello spazio era esatto. quello che si riferiva a Totò, la gravità è la livella, parlava della livella. Ditemi come si deve dire, non mi ricordo come si deve dire invece di grasse persone. Oh, grasso si può dire grasso va bene, sì, grasso va bene. Questo è l'ultimo. Gravity 2, questo è già un sumo, pitch molto Dio. Migliore per esempio di tutte le sinossi che abbiamo letto prima. Suggeriscono diversamente magro, che è molto classico. Sì, vabbè, no, ma so che si può dire così. Vedo che comunque ti piaceva di più questo concept come le Olimpiadi piuttosto di American Ninja Warrior. Le Olimpiadi, vabbè, lottatori di sumo senza gravità. Sì, assolutamente. Sì, mi piace più di qualsiasi cosa. Di qualsiasi cosa al mondo. Giusto, giusto. Comprensibile. Che ruotano poi, se no orbitano. E le mosse sono così, che se gli dai la spinta, lo spin, quello parte. Sì, sì. È tipo Ender's Game, ma con i lottatori di sumo. Bello. Molto, molto, molto bello. Bene, direi che abbiamo concluso su questa nota altissima. Possiamo salutare e chiudere, credo, perché più di così cosa si può fare? È una nota talmente alta che l'hanno sentita solo i cani. Il Carlino di prima. Il Carlino di prima si è svegliato. Poi c'è I Was the Night che ha scelto di abbonarsi proprio adesso. E vai, ci vuole un e vai. Evviva! Attenzione, questo è il colpo di coda, ma sul Sadume è sempre pronto. Grande, proprio all'ultimo minuto utile. Intanto. Benvenuto nel Valhalla, anche tu riceverai la parrucca di Tul Sadum, ti arriverà a casa e potrai indossarla. Continuiamo a fare promesse che non possiamo mantenere. No, beh, dai, la parrucca è un cioè, no, non facciamo la stiamo indossando la tutti parrucca. In questo Io, momento. Sì, è vero. Io, anzi, con sto caldo è terribile. Va bene, ragazzi. Va bene, facciamo prima i ringraziamenti, che sono le cose più importanti e più serie, perché innanzitutto vogliamo ringraziare, come sempre, chi ci ha fatto la bellissima videosigla, cioè Cristiana Liprandi e Dario Cogliati. Un grazie con la mano sul cuore al maestro Ludwig van Verhoeven per la trenodia per le vittime di Valverde. Un grazie ai Nano War of Steel per la sigla dei 400 calci. E un grazie a voi che siete stati con noi a parlare di porno tra dinosauri e lottatori di sumo senza gravità, in assenza di gravità. Noi torniamo giovedì sera con questa perla assoluta. Cioè, per la rubrica Fratelli di Sangue, nella quale parliamo di film che non sembra ma sono lo stesso film, questa volta che saliamo alle origini e parliamo di due film che sono, cioè non è che non sembra, proprio sono no, clamorosamente esatto. lo stesso film, sì, al punto che ci sono state delle cause. Quindi è il Fratelli di Sangue primigenio, Fratelli di Sangue Begins, fondamentalmente. Esatto. E quindi niente, giovedì sera la sfida del samurai è per un pugno di dollari con chi ci sarà, voi siateci, noi probabilmente saremo morti di caldo, ma tanto siamo in tanti in redazione esatto. e quindi andiamo a ciclo continuo. Non è che forse esatto. posso, ora non voglio fare promesse che non posso mantenere, ma non è che debutta il nuovo redattore giovedì? Ebbene sì, forse sì. Hai perfettamente New ragione. Entry. Potrete vedere potrebbe... Terrence Maverick, sì. bello come il sole, e per la prima volta live.
e poi, e poi ci dite se vi sta più simpatico lui o noi. Sì. Esatto. Lunedì prossimo faremo un sondaggio. Un sondaggino. Chi è abbonato, il voto vale doppio, come sempre. Quindi certo, abbonatevi se volete dire che siamo più simpatici noi. No, povero Terrence. Volevo far vedere il pan che ho sulla borraccia. Non so stare scienza di te. Oh. Tanta roba. Scusate, ho una foto della scienza da farvi vedere, l'ho recuperata prima. Oh, guardatela. Che bello. Non sa stare scienza di lei. No, io non so stare scienza di lei. Io, la mia vita senza Kristen Stewart comunque in generale sarebbe molto, molto più brutta. Sapete che forse sarà un po' tardi, però febbraio prossimo a Carnevale mi vesto da Kristen Stewart in quella scena. Vado tutto il giorno con la... così. Beh, no, poi sarà un po' tardi in Italia, probabilmente uscirà nel 2025. Ad Halloween, a Lucca. Ad Halloween... beh sì, si potrebbe. A Lucca probabilmente c'è anche più probabilità che qualcuno capisca cosa stai facendo. Sì. Però non dimentichiamo che... Lucca piena di fan dei 400 calci. Sì, è piena di varianti anche, quindi vediamo un po' se... Intendo sì, varianti virali. Un calderone di varianti dove vengono sì, coltivate. Se poi ci fosse anche Kristen Stewart a Lucca sarebbe proprio il massimo. Nel caso può stare con noi. Sì, infatti, con noi. Ha ragione Pumz87 che dice così ottimisti per Lucca 2022. No, assolutamente non siamo ottimisti per Lucca. Noi no, gli organizzatori sì, però fanno questa cosa tutti gli anni. Io non pensavo che avrei mai detto una cosa del genere, ma mi manca un sacco e ci vorrei tantissimo tornare. Sì? No, sì, sì, io lo farei domani se potessi. A parte il fatto che piove sempre e fa freddo, quindi comunque in questo momento mi sembra una specie di paradiso. Cioè, io ripenso a Lucca Comics e penso a tremare, fradici, l'umidità. Che bello. E poi no, sì, effettivamente non pensavo mai che mi sarebbe mancato il dire in un posto con così tanta gente pigiata tutta insieme, però siamo arrivati a questo punto. E vabbè, magari quest'anno si farà. Chi lo sa. Bene. 3 giorni fa che prendo il Peter Weller, se non se ne è già parlato. No, io 3 giorni fa non eravamo qui, però possiamo fargli gli auguri oggi. Auguri in ritardo, Peter Weller. Sai chi fa un sacco di auguri? A parte sto cazzo, chi fa un sacco di auguri a Peter Weller? Caprotti. Dici che abbiamo addirittura una foto dello sguardo commosso. Ve l'avevo detto io. Questo è proprio l'occhio della madre che vede in Peter Weller la sua creatura. Sì, ma l'anno scorso c'era Lucca? 2021? L'anno scorso hanno credo che ci sia da un po' di secoli. No, vabbè, purtroppo, peraltro. Ma... cioè c'erano eventi di persona sì, con in presenza con il numero chiuso e tutte le varie procedure. Ma ci siete andati e non mi avete detto niente? No. Eravate lì a fare una conferenza? No, io sono vissuto nella paranoia fino tipo a gennaio di quest'anno, non ho messo il naso fuori di casa se non per procurarmi il cibo. Io l'anno scorso sono andata a Venezia alla mostra del cinema e ho detto è andata bene, basta, non ritenterò la sorte. Vabbè. Bene. Ragazzi, possiamo darci una buonanotte calcista? Io faccio sempre fatica a beccare la cosa giusta, così. Ciao. E grazie ci mille a tutti. Giovedì. Fate bravi, fate casino. Cosa dobbiamo fare? Distrarre.